ragazzi, mi raccomando, lasciate un like per questo video epico. Mi raccomando, voi protagonisti del video, ahimè, non mi ammazzate perché voglio ancora continuare a vivere, sono giovane, quindi bella. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Mr. Cube. E signori, se siete entrati in questo video sicuramente perché vi avrò taggati. Sì, voi youtuber foggiani, miei amici, altri anche che non tanto conosco, siete entrati a far parte di una serie nuova sul nostro canale, ovvero truccare youtuber foggiani. Per chi invece è esterno ed è entrato nel nostro video, siamo qui a truccare appunto degli youtuber della nostra stessa città. Nel corso dell'episodio faremo alcuni che conosco io, Marco, Michele, altri invece comunque sempre di Foggia che però non conosciamo, solo maschi, e che andremo a truccare. Oggi vi metto adesso qui le foto che appaiono. Eccoli, questi sono quelli che andremo a truccare oggi. Mi dispiace davvero tanto. Allora, si tratta di Carlo, grande, il mitico Carlo dei Tubes Players. Voi altri dei Tubes Players iniziate a tremare perché faremo anche voi. E poi Vincenzo, un mio caro amico del canale Figa e Raul. Vi lascerò entrambi i canali, se mi ricordo, nella descrizione. Direi di iniziare perché questo è un sito, signori, fantastico, fantastico. Vincenzo, partiremo da te. Come vedete, ecco qui, dobbiamo fare le solite cose che adesso vi salto. Oh, eccoci qua, subito. Direi di iniziare con un bel rossetto rosso, rosso perché ti sta bene, sai, cioè di quei rossetti belli rossi caldi. Vediamo. Oh, eccolo là, signore e signori. È fantastico. C'è questo rossetto rosso. Magari lo vado anche un po' ad aggiustare. Perché sa, deve essere una signorina perfetta, eh? Ok. Direi che questo rosso ti sta più che bene. Sembri Joker, ma ti sta bene. Ti sta bene. Oh, mi raccomando, non vi incazzate con me per questi video. Signori, stiamo qui a scherzare e ridere. Adesso vediamo di metterti un po' di fondotinta. Bello chiaro, chiaro. Un fondotinta, vediamo di. Opala, sembri Voldemort. Sembri Voldemort, ma sei comunque molto carina. Direi comunque che dobbiamo. Un po' gli occhi, gli occhi. Dobbiamo andare a lavorare sugli occhi. Perché così. Questo rossetto rosso e questa faccia così bianca. Sembra quasi una giapponese. Opala, allora, adesso no, gli andiamo a mettere un bel colore sugli occhi. Non mi chiedete il nome di sta roba perché non lo so. Un bel turchese. Sì, dai, perché no? Perché no? Perché no? Direi che ci sta. Oh mio Dio, fantastico! Mi sa che è un po' esagerato con l'occhio destro, però fantastico. Ti sta davvero benissimo a pennello. E signori, per concludere, direi di metterli. Vediamo, vediamo. Ah, c'è anche il mascara. Liner. Non mi chiedete sempre cosa diavolo sono queste cose, però te lo andiamo a mettere. Perché no? Perché no? Abbondiamo, abbondiamo. Oh, grande, sì, bellissimo, bellissimo. Ti metto questo qua. Questo. Secondo me, Vincenzo, guarda, ti parlo da amico. Secondo me, così stai meglio. Secondo me, così stai meglio. Mancano i capelli, solo i capelli. Tutti sanno un sacco di altre cose, però i capelli soltanto perché altrimenti non finisce più il video. Perché dato dopo dobbiamo fare te, Carlo. Spero che stai guardando il video perché ci sarà da divertirsi. Per me, ovviamente, per voi no, non penso. Comunque, nel prossimo episodio, sicuramente, o nel prossimo, nel terzo, se ce ne saranno, poi vedremo. Faremo anche, truccheremo noi Mr. Cube, cioè io mi truccherò me stesso, truccherò Marco e truccherò anche Michele. Ma adesso, guarda, ci sono pagine e pagine di stili, di capelli, di attrici, cantanti che possiamo mettere. Però secondo me, Vincenzo, adesso vi taglio, vi faccio uscire direttamente con la sua pettinatura. Signore e signori, Vincenzo, sei fantastica. Je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime.
Fate screen, fate foto, mandatele su WhatsApp se non sta vedendo questo video, ma deve vedersi assolutamente perché è fantastico. Passiamo però a Carlo, al prossimo dei Tube Players. Carlo, tocca a te. Ragazzi, cioè, quando uscirà questo video me li ritroverò sotto casa sicuro, con i forconi, perché, cioè, è assurdo. Comunque, raga, prendetela a ridere assolutamente, anche se penso di sì, dai. A te invece, a differenza di Vincenzo, di Fika e Raul. Ah, poi è vero, c'è anche Raul, il compagno di Fika. E poi faremo anche lui, ma sì, dai, ce li facciamo tutti. A te invece, ti facciamo un po' più scuro. Opala, grande, eccolo là, aumentiamo, aumentiamo. Fantastico, fantastico. Quasi, guarda, sembra un brasiliano, un rossetto bello. Che colore è? Cos'è? Cosa sono sti colori? Ma comunque stanno bene, eh? Ti sta bene? Mettiamo questo, cos'è? Lilla, marrone, non lo so. Colori immischiati. Bellissimo. Sì. Signori, è deciso. Carlo, non mi ammazzare, ti prego. Allora, dato che sembri, ti ho fatto questa pelle così scura, quasi da latino-americano, ti facciamo un colore, una parte del trucco dell'occhio, una parte gialla e una parte verde. Proprio come i colori del Brasile, no? Mi sembra più che giusto. Ovviamente. Per te no, non ti sembra giusto questa cosa, ma per me sì. Signori, ma che ve lo dico a fare? Fammi abbassare che si vede un po'. Cosa ve lo dico a fare, signori e signori? Ma guardate, il verde non si vede molto. Regà, ma secondo voi Madonna ci starebbe? Signori! Ha caricato i capelli di Madonna. Stavo provando anche altri capelli. Ma con i capelli di Madonna sei perfetto, Carlo. Non me ne volere, ma sei perfetto. Ragazzi, che dire? L'episodio di oggi è finito. Spero vi sia piaciuto. Vi abbia Strappato un sorriso e intanto con questa faccia del caro Carlo davanti a me. Nei prossimi episodi faremo altri YouTuber, se volete consigliatecene di foggia sempre, se ne conoscete. Da Mario, The Mr. Cube è tutto, passate nel link in descrizione. Carlo, Vincenzo, non mi ammazzate, anzi, vendicatevi scrivendomi qui nei commenti dei nomi di vostri amici YouTuber, anche dei vostri colleghi, e io li farò. Da Mario, The Mr. Cube è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.